Aspiranti modella in passerella, ieri sera buon pensiero per la selezione provinciale nissena del concorso Una ragazza per il cinema. L'ambita fascia è ritenuta un valido lasciapassare nel mondo dello spettacolo e del grande schermo. Sono stati bellezza e spettacolo il binomio della selezione provinciale nissena di Una ragazza per il cinema 2012, storico concorso nazionale che, come da tradizione, ha il pregio di individuare in tutta Italia ragazze che abbiano non solo un aspetto da miss, ma anche talento e propensione per il cinema e la televisione. Unica tappa in provincia di Caltanissetta, ieri sera è stata quella di Buon Pensiero, che assicurerà alle ragazze vincitrici l'accesso direttamente alla finale regionale del concorso prevista per la fine di agosto. Il marchio e l'organizzazione in provincia di Caltanissetta è a cura dell'Agenzia di Eventi e Spettacoli Gente Emergente di Ernesto Trapanese. Sul palcoscenico di Piazza Santissima Crocifisso si sono alternati ospiti come Adriano Velluti, vincitore della Sei L'Ultima su Canale 5, Soleada e Gypsy Band, gruppo musicale che grande successo sta riscuotendo in tutta la Sicilia, e poi ancora Ignazio Di Raimondo, ballerino e finalista del Più Bello d'Italia, un DJ set live durante la sfilata con il DJ Vincenzo Salerno. La serata sarà trasmessa dalla nostra emittente nei prossimi giorni. Hanno condotto la modella nissena Anna Di Sciacca e il giornalista Marco Benanti, cui il patron nazionale del concorso Antonio Lopresti ha affidato la conduzione di altre tappe siciliane. Tra le vincitrici della serata, Valentina Guttadauro, 16 anni di San Cataldo, Rossana Monalache, 19 anni di Milena, Melissa Signore Fiore, 20 anni di Regalbuto, Alessandra Arena, 23 anni di Barrafranca, Gaia Saporito, 15 anni di Caltanissetta e Silvia Matraxia, 20 anni di San Cataldo. Una ragazza per il cinema si differenzia da ogni altro concorso perché non punta alla ricerca esclusiva della bellezza femminile, ma tende ad individuare attraverso le numerose selezioni elementi nuovi dotati di talento, personalità e dalle precise caratteristiche professionali per essere proposte nel mondo dello spettacolo, della moda, del cinema, della pubblicità e della televisione. Il concorso è il primo nel suo settore che offre alle concorrenti opportunità di crescita professionale nei vari settori dello spettacolo. Grazie alle collaborazioni strette in ogni ambito del mondo dello spettacolo, il concorso concretizza le ambizioni delle partecipanti con la società cinematografica Cinema 7, le riviste nazionali Top, Vero e Stop, gli sponsor nazionali che ogni anno assegnano fasce testimonial dei loro marchi. Tra i requisiti delle aspiranti alla fascia, l'età tra i 15 e 26 anni, l'altezza da 165 centimetri, con vita, fianchi e seno proporzionati, fotogenia e telegenia. Ooh, yeah.